Oggi presentiamo il progetto Biciplan. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno anche ai vostri telespettatori. E, il Biciplan è un atto di pianificazione importante per la città che manca e praticamente finalmente siamo riusciti ad affidare l'incarico a fine dicembre di redigere il piano Biciplan. Biciplan in cosa consiste? Intanto di mettere a fattore comune tutte quante le nostre già percorsi ciclabili della città che esistono, verificare la loro interconnessione, perché in questo momento anche praticamente tanti tratti, per piccoli tratti, non sono interconnessi, e vorremmo collegare la città, sì, utilizzare insomma tutte le piste possibili nella città centro storico e anche collegare le nostre frazioni. Ed è per questo che abbiamo dato l'incarico di proprio pianificare, verificare come è possibile, diciamo così, interconnettere e implementare anche il nostro patrimonio di piste ciclabili. Questo dovrebbe servire sia per proprio pianificare ed avere un progetto, diciamo così, guida per il futuro, ma anche per avere la possibilità di partecipare, diciamo così, anche a futuri bandi, sia regionali che nazionali e anche forse europei, per poter finanziare e implementare la nostra rete ciclopedonale. E, che cosa dire? È che in effetti questo è uno strumento di pianificazione importante che si combina anche con il fatto, con la revisione del piano urbano del traffico. Sapete che praticamente sta in piena revisione, a breve anche riusciremo con questo qua, e così, che sta seguendo il collega Patrizio Bernardinello, e anche con la variante generale del piano di interventi che sta seguendo la collega Luisa Catozzo. Quindi urbanistica, mobilità e, diciamo così, mobilità lenta, che insomma che interessa la viabilità ciclopedonale. Vorremmo anche sul solco di quest'estate, sapete che abbiamo fatto diversi interventi, soprattutto in area scolastica, ma diciamo così, proseguire in un progetto più ampio, diciamo così, di collegamento sicuramente dei servizi essenziali come quello scolastico, i trasporti, stazione ferroviaria ad esempio, ma anche le nostre frazioni, perché siamo convinti che questo qua praticamente possa essere una cosa che avrà sicuramente darà un servizio importante alla cittadinanza. Sapete già quelle esistenti di collegamento delle frazioni, ne cito una, quella di Baden-Powell, diciamo così, che collega con le frazioni di la località di San Sisto e anche con la frazione di Santa Polignana, è molto frequentata e vorremmo insomma implementarla anche verso le altre frazioni, in particolare con Grignano, che sapete è l'unica insomma frazione non ancora collegata. Abbiamo anche qua, appunto, non rientra nel progetto del Biciplan, ma nel programma opere pubbliche quest'anno insomma proporremo al Consiglio l'approvazione con l'inserimento all'interno del programma opere pubbliche anche il collegamento con Grignano, se non altro il primo straccio importante. Ecco, detto questo, insomma confidiamo nel un ragionevole, diciamo così, tempo, diciamo diamoci tempo 6 mesi, diciamo, di avere anche, diciamo così, già una bozza di Biciplan da poter proporre al Consiglio Comunale. Grazie. Prego.